Buonasera. Allora? Ti direi che ci siamo. Questa sera Origin aveva deciso di mettersi di traverso perché non funziona il server. Non lo so, addirittura dava disinstallato il gioco. Comunque. Soprassediamo. Ok. Controllavo unicamente che funzionasse questa parte. Boh. Proseguiamo. Eravamo rimasti. Nazionale svedese. No. Eravamo rimasti. Nelle fasi immediate post mercato. Devo dire che questa storia qua dell'allenamento, io sono arrivato al punto di darci una botta e non guardarci neanche e simulare direttamente. Non ho ancora avuto la testa di mettermi lì per cercare di capire. Un quasi derby. Ligure. C'è una fluttuazione di forma e lucidità. Ancora devo capire come funziona, però devo dire che è abbastanza menoso il fatto di dover simulare ogni volta. Sinceramente è un pochino tedioso. Allora, gestione squadra. Direi. Volevo fare un tentativo. Oriente Armstrong, volevo portarmi a Zoro. Gogo Goran non si offende. Ah, questo. E facciamo questo tentativo. Vediamo di che si tratta. Una settimana bella giusta che non accendo, quindi sarò abbastanza schiacciato, però. Finalmente si gioca, l'attesa è finita, vedremo chi Non porterà a sono casa riusciti a la vittoria. peggiorare È le tutto pronto per il sembianze calcio d'inizio per questo match davvero molto intrigante. di alcuni giocatori, da quello sicuramente. Animazioni identiche al precedente. Un caloroso benvenuto, amici Nessuna d'ascolto, e novità. grazie per aver scelto anche oggi le Quanto è frequenze basso di EA Armstrong? Sports. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Serie A Pronti via. pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Pronti per questo match di campionato che promette grandi Com'è che cose. lago sta O maniera? almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Piers, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Oddio, a momenti. Com'è? Tiro murato. Ci aveva creduto Badel. Esteves. Galabinov. Trovo che laghi un po' in certi frangenti. E non capisco come mai, cioè addirittura sono staccati i server, quindi proprio non ci deve Buona essere qui la su lettura del internet. difensore. Attenzione a Llorente.
Ah. Entra con decisione. C'è stata la deviazione, Mica sarà male come corner. rinvia. Palla in area di rigore. Oddio, Deviazione sbuca da un interna che solleva tombino. di poco la traversa. Ciao, È andato Germana. vicino. 11 centimetri. Stasera ci si dà la sfera calcistica. Allora, com'è? È una giornata particolare per questo giocatore, sempre delicata la prima presenza con una nuova maglia. Che si Il dice? ruolo del terzino è Ma cambiato. quanto ti sta Ci bene quel poteva logo avere, lì di occhio perché Safari? solo si Ecco. salva la grande per qui. Corner in area. Minchia. Si salva il calcio Ma sì, d'angolo. il Palla venerdì, ancora in calcio d'angolo. almeno per questa settimana, poi Palla verso il centro dell'area. stiamo preparando Occasione murata. Annullata qualcosina chance a con calcio Simo d'angolo. per venerdì prossimo. E ci sarà da divertirsi. O Occhio al meglio. corner. Tentativo E vabbè, ma impreciso, la ragazzi, non si diversione che non recupera riesce a una palla. Ma liberare. com'è sta roba? Mi sembra che laghi abbastanza fastidiosa come cosa. Buona circolazione di palla per i Oddio, ma rossoblu del Cesena. pensate, gliela passata al portiere, gliela C'è il passata, rinvio lungo del incredibile. portiere. Grande Germana. Premia la corsa sulla fascia. Pallone Ma spazzato perché via bene dalla non riesco a difesa. essere pericoloso? Galabinov. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Questa bisogna vincerla senza pietà, questa. Luca Pellegrini. Va con il possesso palla. Posizione buona per il cross. E c'è la Oh, era buona. conclusione. Porco. Sicuro qui il portiere. Peccato. Cineteca. Non va. Lettura perfetta e palla No, ma che recuperata. passaggio. Devo un attimino ristabilire. Galabinov. Comunque devo ammettere di aver fatto veramente fatica stasera perché tra i server che non funzionavano. Addirittura il Contare launcher di sbaglio del Origin compagno. cioccava, Mattiello. dava i giochi neanche installati Ramos. sull'account. Cercano di Oh, aprire la difesa avversaria. non so cosa gli sia intervenuto, secondo me è la beta. Stanno Buono il contrasto, recupera il pallone. facendo una beta col nuovo launcher desktop Origin, secondo me hanno fatto quel casino. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Poteva essere un'iniziativa Bravo interessante, Galabino, ma pallone così ci spinto sul piace. fondo, occasione buttata. C'è una notizia importante di mercato. Lorenzo Insigne ha completato il trasferimento all'Arsenal. C'è spazio davanti. Dio santo. Aveva diverse opzioni qui. Ha optato per la soluzione di potenza con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa. Palla sul fondo e portiere graziato. Non si trova spazio e mi prude anche il Piastri. naso, quindi c'è una problematica in più. Arrivano novità dagli altri campi, ci sarà un gol, sentiamo gli aggiornamenti dallo studio. Prima rete della partita per l'Hellas Verona. Si sblocca dunque il match, 1-0 alla mezz'ora di gioco. Che Ma riflesso del dai! portiere sulla deviazione aerea. Giga, ma perché non streami più col tuo canale? Guarda, me l'ha chiesto ugualmente Gattina settimana scorsa. Perché Galabinov. un po' per il lavoro, che sono stati è stato un gran culo nell'ultimo Mattiello. periodo. Però Palla il girata sulla poco tempo, corsia. diciamo, che ho potuto dedicarlo, ho dedicato tutto al canale di Safari nel gestire quello che erano gli altri Esteves. ragazzi. E quindi tutto l'impegno l'ho messo lì, Possesso esclusivamente lì. regalato qui. Però non è escluso che prossimamente, magari per fare anche qualcosa assieme, quando comunque c'è qualcun altro sul canale di Può Safari, avanzare. non è escluso che si possa tornare. Ricomincia.
da Galabino. Niente ragazzi, potrei giocare fino a domani, non faccio gol manco gol mai. Comunque sono contento della domanda, perché comunque mi fa piacere che manchi, no, la cosa sul canale normale. Sì, 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 poi tra poco poi cominceranno Little Hope con Simo. Beh, ho un po' spoilerato, ma tanto non è un segreto. Però tra un po' faremo Little Hope, quindi alle volte magari faccio io su Safari, alle volte farò lui, quindi... Oh, Llorente si libera! Quindi ci sarà con Little Hope ci sarà veramente da divertirsi. Ha raccolto il suggerimento in verticale del compagno con Simo. Ci sarà da divertirsi. Io personalmente non vedo l'ora e ci siamo quasi, perché esce venerdì. Infatti spero che arrivi con Safari. Buon possesso di palla. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Meno male che ho segnato alla fine del primo tempo, perché normalmente non riesco mai a gestire il ritorno degli avversari quando gli fai gol. Sì, comunque va aggiornato se gioco qua, qualche problemina di gestione della palla, secondo me. 1-0 dopo i primi 45. Poi stavamo anche pensando di inventarci qualcosa per gli abbonati del canale. Non lo so, siamo un pochino nelle modifiche per Twitch e Safari. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Però ce n'è di carne sul fuoco, anche con Butta. Esteves. Perché lui diciamo un pochino... Oh, la recupera. Dicevo che Butta è un pochino, orco mondo, è un pochino quello più esperto, secondo me, quello che conosce di più, più o meno il campo, e può dare qualche consiglio. Come sono i germani i volumi? Mi togli la curiosità. Merda. Ma per quale squadra tifi? Io Geno. Posizione favorevole. Da tanti anni, fin da quando sono piccolo. Cos'è, una finta? Perdono palla banalmente. Sventa qui la minaccia. E sono abbonato allo stadio da tanti anni. Si libera alla grande. Guarda come va Armstrong. Occhio qui. Sventa, no, cosa mi sono fatto parare? Grande riflesso qui del portiere. Tu segui un po' il calcio? Corner battuto in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Ramos. Squadra ospite che sta per... Come ha fatto a sfuggirmi? Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Volevi. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Dai che ci crediamo. Attenzione a Llorente. No, l'ha intercettata, non ci credo. Molto pressing, deve stare attento. Efficace, peccato. Recupera nella tre quarti avversaria. Ma adesso non si può andare. Lo so. Sei Udinese Juventus. Lo so che non si può andare. Infatti un po' devo mettere che mi manca, perché lo stadio era... Calcio d'angolo battuto. Oh, Llorente, era anche un rito, no? Con gli amici di una vita. Quindi mi manca moltissimo. Spesso ci scriviamo con i ragazzi con cui normalmente fate lo stadio. Oh, non se lo aspettava nessuno, invece sì. E facciamo i nostalgici. Ah, quando andavamo allo stadio, al Moresco, come i vecchietti alla bocciofila. Tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ma che bella! No, di tanto così è andato in fuorigioco.
Ma che fuorigioco è? Ma da dove l'ha preso il gomito? Boh, io non sono molto d'accordo su questo qua. Sinceramente. Soluzione fondamentale per provare a Comunque, cambiare i prima o poi binari di questa spero gara. di poter tornare nel mio Ferraris a godermi il Genoa. Beh, godermi è una parola grossa perché il Genoa fa schifo purtroppo. Galardino. Gioca veramente malissimo. E tutti gli anni, beh, lì sembra Controllano che. molto bene il possesso del pallone. La difesa Non sembra vuol messa dire. male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione difensiva. Mamma mia, Bani, come esci? Guarda qua che andiamo a ridere. Prossimo fuori facciamo un cambietto tattico. Sì, ma Galabinov, dove la tirate fuori quelle Verde. abilità tecniche, no? Non per sminuire le capacità. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. È in buona Ora mi fa una posizione. pera sicuro, 100%. Intervento. Vuole un cambio tattico. Togliamo Llorente. Dai però, ma com'è lento? E mettiamo Piazza. E poi togliamo anche Zajc e mettiamo dentro. Taglia la legna alle raghe. Senza contare che si potrebbe anche eliminare un pochino Pellegrini, che mi sta abbastanza facendo preoccupare da quella parte lì. Io Comodo ero con gli portiere Ultras, ma Vitigno dai, in questo turno. davvero? Tra Pronto Juve e o attivo Enzo. Udinese? Perché Decisamente no, una non li bella conosco i iniziativa di gruppi Enzo. Bravo dell'Udinese, come tantomeno quelli difensore della Juve, concentrato. però. Bellin con gli Ultras, hai Cross capito, nel centro Germà? dell'area. Il riflesso di Perin. Palla sopra la traversa. Altro tiro dalla bandierina. Io no, nessun gruppo, vado proprio con gli amici Occhio al e basta. Ma corner. Azione che sfuma. come ci parte Castrovilli? È cambiato un risultato sugli altri campi, linea allo studio. Prima rete del match per il Sassuolo. Risultato che torna dunque in parità. 1-1, quando intanto i minuti tra. Occhio alla palla gol. Oh, qui la lettura Vaffanculo. del difensore. Sono un po' incasinato. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Possibilità di contropiede, Oddio, attenzione. la fa franca, incredibile. No, non c'è spazio. E mai nessuno capirà. Lager. Prova, Mamma mia, fortissimo, circola mamma. l'intervento del portiere. Udinese. Lì, grande. Quindi sei da di quelle parti lì, sei Udine, tipo. Palla L'Udinese ogni riconsegnata agli anno avversari. sembra che debba retrocedere, invece. Pallone invitante. Oh, non se Palla lo molto aspettava nessuno, sotto. invece Ha provato il no. cucchiaio. Invece ogni Sì, anno pesca credo che sia sempre stato sorprendere che. il giocatore giusto al momento giusto e quindi si salva. Buona Ma circolazione di perché lì? palla per il rossoblù del Genoa. Guadagna metri. Non va. Grande intervento, quasi come un gol. Ci sono aggiornamenti importanti. Andiamo subito in studio. Seconda rete della partita per l'Udinese. Punteggio Ecco, che ora è giusto sul appunto, a 2-1 proposito quando di siamo all'81. Udinese. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Vince anche in Manca FIFA. poco al termine della gara. Partita non è ancora chiusa. Vedremo che cosa ci No, ma regaleranno questi come sei minuti finali. tuffato? Hanno il pallone che può valere la parità, Andata bene, attenzione! va. Ha gettato letteralmente al vento Però il pallone preferisco del la pari. Ma pallavolo. non si possono sbagliare questi gol da quella Io posizione, di poi pallavolo occasioni conosco simili pochissimo, fanno per non dire sfruttate. quasi nulla. Non ha avuto dubbi l'arbitro dopo la norma del Comunque devo vantaggio, è ammettere arrivata che, per l'ammunizione. quanto vabbè, L'arbitro non io ha fermato subito il a me gioco e piace la il prima calcio, occasione però è intervenuta. veramente Grande uno interpretazione. sport, specialmente a livello Occhio a piazza. professionistico, Buon com'è cross, attento la il difensore che Serie allontana. A, è uno sport che ha perso tantissimo del suo. Vabbè, ma Intercetta un questo qua pallone quanto è grosso. pericolosissimo. Ha perso moltissimo del suo lato sportivo ed è diventato troppo impresa, troppo azienda. Buon pallone E filtrante. tanti valori. C'è la verticalizzazione. Cosa ha Capisce tutto preso? e ferma una Vabbè, ragazzi, ripartenza impossibile recuperare pericolosa. palla. Quando è così non si può Lascia recuperare partire il palla. tiro. È Perin, ma allucinante. non è finita. Però ha perso tantissimi valori, che secondo me erano importanti. Riconquista il pallone con un buon tecnico. Questo non poteva essere fallo. Sarà un tour de force. Intervento decisivo. Karsdorp. Hanno metri a disposizione.
Niente, niente, niente. Potrei stare fino a domani e non segno manco con le mani. Vabbè, comunque ce lo mettiamo in tasca, questi 3 punti. Se la sono dovuta sudare fino alla fine, il punteggio è lì a testimoni. Fatica. Intervista? Facciamo intervista. L'Udinese vince a Napoli, incredibile. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Questo dovrebbe essere Marco Rossi. Non ci somiglia per niente, direi. Bisogna essere realisti. Pensiamo alla prossima partita. Anche questo sistema è veramente di inutilità. Ho avuto paura di non farcela nemmeno per quest'anno. Non ci somiglia per niente. Sì, abbiamo capito. Su. Tutto molto bello. Trovate tutti i giocatori. E allora ti spediamo in... Ah, ok, qua c'è già uno. Mandiamo allora in Asia, in Giappone. Talenti giapponesi con le penkushie. Ma c'è una cosa che tu crescita. Bisogna imparare questa cosa qua, perché veramente sto lasciando da parte, però pur di provare anche un pochino campionato, cioè bisogna anche un attimino buttarsi nella mischia. Simula tutto. C'è Tsushima di giocare, di fare qualche partitina per capire più o meno un po' il sistema, perché sono più preoccupato dal sistema che non riesco ad apprendere bene come gestione squadra. Allora, Karsdorp è piaciuto. Decisamente, quindi ce lo portiamo in panca al posto di Ghigia, che non si offenderà certamente. Poi potremmo fare questa prova, mettiamo Piazza al posto di Pellegrini, che mi sta facendo venire veramente, e poi ci portiamo anche Scamacca, che non ha giocato mai, è un'altra punta che potrebbe essere Shumorodov. E via. Anche, magari mettiamo Goldaniga al posto di Vani, che riposa. Poi anche Badra da buttare via. Magari mettiamo Melegoni. Ma sì. Crotone. Ma FIFA. Cioè, uno deve mettersi per intercettare il gol. Ma che allenamenti sono? Ci attende un match tutto da vivere. Due squadre pronte a darci battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Non cambiamo canale. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Pierluigi Pardo e questo Stefano qui è proprio un titolo di passaggio tra le due generazioni. Si vede lontano un miglio. Non vedo l'ora, Stefano. Match di campionato che speriamo. Ora vediamo di impegnarci un pochino di più. Mettiamo un attacco in offensiva. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Se ne può andare adesso. Prova a far bene, ci siamo impegnati di più. Pronti via, bucati. Subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso. Partita in salita. Difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ma, ok. Ci sono anche a contrario i falli. Allora. Cominciavo ad avere dei dubbi. Dobbiamo fare sta mossa. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone.
Mamma mia, come si impone. Ma che movimenti però. No, Ecco Zappacosta. Palla lunga sul secondo palo. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. È cambiato il risultato sugli altri campi, linea allo studio. Prima rete del match per la Lazio. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo appena 7 minuti. Grazie, puntuale come eh sempre. già. Zappacosta. Continua ad avanzare. Palla pericolosa, bravissimo qui. Guarda che ti si impegni. No. E qua ci vorrà Romeo. non poco impegno. No, Sì. lasciamo un attacco offensivo, va. Romero. Palla larga. Dragus. È in buona posizione. Grande intervento del difensore in area. Era un centimetro, ma un centimetro era. Romero. Dragus. Romero. Tosta gente, questo crotone la venderà Uomo per il carissima Bari. questa pelle. Fermano la Ecco, manovra è andata avversaria. benissimo, è andata. Qua era un altro 2-0. Vai Melegoni. Sì, ma se non fa un movimento con un senso. Occhio a Così bisogna piazza. impostarli con movimento. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Eccolo Genoa. lì. Sbuca È arrivato da un dunque il gol del tombino. pareggio. Gol all'esordio dopo pochissimi minuti. Regia I ci modelli sono ricorda con tutti relazione a quel sputati, frutto di identici, questo lancio l'uno importante che ha all'altro. tagliato fuori tutta la difesa. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la Tutti porta. uguali, Non ha tutti uguali. fallito. Di Gol del gemelli. Genoa. Hanno Con il pareggiato numero dunque 24, 1-1. Filippo Melegoni. Dai, dai, che Sbaglia sono qui il cotti. passaggio. Pallone in fallo laterale. Criscito. È arrivato un gol sugli altri campi. Linea allo studio. Prima rete della partita per il Torino. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. È vero che i modelli sono tutti uguali. Quello lì è uguale a Berlek, che è un altro centrocampista del Genoa, è identico. Attenzione a Llorente. Ha cambiato idea, ha fatto un movimento e poi ha cambiato idea. Oddio, Prova la botta. bel Occhio a questo calcio movimento. d'angolo. Sono a Marco caccia del apprezza gol del vantaggio. il calcio fumantino. Se incrociava era meglio. Crossa nel mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Piazza. Sì, Conclusione da beh, qui dimenticare, questa molto scarsa naif. coordinazione, postura Devi del scusarmi, sono corpo stanca. Ti auguro disorganizzata. È buonanotte. normale Buonanotte, che Germano. uscisse fuori un tiro del genere. A domani. Avanza col pallone tra i piedi. Può metterla in mezzo. Ecco Zappacosta. Lo vede? Può metterla da lì. Oh mio Prova a Dio! farla dentro. Palla fuori di pochissimo dopo che il pallone ha scheggiato la traversa. Mamma mia! Il portiere c'era ampiamente, però comunque. Romero. Dragus. Buon pallone filtrante. Avanza sulla tre quarti.
situazione di parità, fanno girare il pallone. Romero. Non c'era dubbio che tenga. Siamo in causa allo studio per gli aggiornamenti perché ha segnato qualcuno. Prima rete del match per l'Hellas Verona. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo 35 minuti. Grazie dunque per l'aggiornamento. Buona l'idea qui. Cambia dunque il risultato. Non posso fare altro che applaudire. Adesso, ha fatto un culo così. Spazi in contropiede, Stefano. Non gli ce la fai a prendere. Un'analisi tattica perfetta. Ma ha tagliato da tutte le parti. Quello che hai detto. Si riparte col Genoa sotto nel punteggio. Fantastico. No, no, c'è qualche difficoltà di palleggio. Dragus. Non riesco a recuperare palla. Quasi mai. Metto un centrocampista. Posizione adesso. Ideale. Si porta in mezzo. Respinta col corpo. Non può sbagliare da lì. Niente. Potrei giocare fino a domani, ma la palla non la prendo mai. Invece prova a metterla sulla corsa del compagno. Offside che ci sta tutto. Non va. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Gioco fermo, si è alzata la bandierina del guardaline. Vediamo un po', dai. Ci sono proteste, sembrava una chiara azione da rete, ma il collaboratore dell'arbitro non ha avuto dubbi. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Occhio. Comunque di una scarsezza questo Genoa, ragazzi. È una roba veramente imbarazzante. Preferiscono ragionare. Dopo zero fiducia. Rigore, hanno dunque la possibilità. Non di si riesce a recuperare il palo. Non mi pare. Ci non c'è modo. Dubbi. Il fallo da rigore mi è sembrato netto. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, palla sulla traversa. Oddio, Perini intuisce. Ma no, che stavo partendoci. Manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Due tiri, direi. Due tiri in porta. Giusto appunto. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Vuole un pochino più di presenza. Molto interessante. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Tanto così, no? C'è fuori gioco. Aveva fatto tutto bene, ma è arrivata la segnalazione della. Ma raga, ma che fuori gioco è? Peccato, perché da lì avrebbe potuto concludere in gol. Boh. Non sono d'accordo. Non ha nemmeno chiamato il VAR del marcio. Possesso palla interrotto. Si affida all'antichi Taka per cercare il gol del pari. Ci credeva. Il difensore. Questo è il prossimo avversario dei padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. Arbitro, ma davvero non gli dici niente. Risolve problemi, grande intervento. Tosti, eh. C'è campo per la ripartenza. Gigi. Stanno vincendo. Non gliela prendi mai. I passaggi non hanno ovviamente molta fretta. Un altro ottimo tocco. Ancora un dai, finiscila un po'. Buona l'idea, meno l'esecuzione qui. C'è stato un gol, sentiamo dallo studio. Prima rete della partita per l'Inter. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sul niente, cronometro se spazio. Ne sono andati 58 dove minuti. Va quello lì? D'accordo, grazie. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione difensiva.
Ma cosa fa? Stato bravo a bloccare questa azione. Che Subito il gol da ghiaccio. piede. Stefano, hai un giudizio su quella che è la prossima partita del Genoa? Affronterà la Lazio nel prossimo turno di Serie A. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Non gli dice niente, neanche ammonito. Posizione Fantastico. interessante, può anche andare direttamente Ma in porta da lì. come? Chi l'avrebbe mai detto? C'era la potenza qui, ma il portiere è stato Dai, 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 sicuro, dai. non si è fatto cogliere Ci impreparato. crediamo. Non ci arrendiamo. Vai, Zappa. Può correre lungo la fascia. Ma no, ma... Sì, ma troppo precisi. C'è una novità importante sugli altri campi, andiamo in studio. Seconda rete della partita per l'Hellas Verona. Risultato che torna in Mi hai perfetto rotto i equilibrio. coglioni. No, Intervento duro, le ti mie aspetto palle un qui mi fa giallo. insopportabile. E l'arbitro estrae il È cartellino. insopportabile. Giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Così, a naso. Sicuro qui l'intervento del portiere. Sta avanzando. Cerca il compagno con questo cross Niente teso. da fare, gente. Risolve lui. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Può ricevere una posizione interessante. Ecco Zappacosta. Niente da fare. Interviene proprio all'ultimo e salva. Mustacchio. È un Può super colpire da crotone, lì. direi. Quadrato, Gran palla in mezzo. palleggiatore. Possono dunque E ripartire. vabbè, Pallone ora riconquistato agli basta. avversari. Difensore che ha cercato il tutto per tutto per salvare la Cosa fa questo porta. qua, Non ragazzi? si... Attenzione, pericolo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora Ciao presto però Zocchi. Eh per cantare sì. vittoria. Si fa dura per loro. Anche Ora perché si fa tosta oltre a la faccenda. tentare di segnare, Nel devono... momento del cambietto. Non la vedo mai, incredibilmente il crotone mi sta distruggendo l'esistenza. Ed è un enorme problema. È il momento di Karthorp. Non ci arrendiamo. E anche il buon Armstrong, magari meglio, cioè, dei giocatori che fanno pena. Allora Zocchi, che si dice? Fare attenzione a non subirne altri. La Presa facciamo recuperarla, non rimetterla in facile piedi per qua. quanto si è visto finora. Il Ci crediamo. quarto gol della Impegno gara totale. fissa sul 3-1 il punteggio. Ancora un quarto d'ora da giocare. Niente da fare. Non ci Siligari. arrivo. C'è una differenza di velocità certe volte, che è speciale, nonostante siano quelli del crotone, però c'è una differenza di velocità che è incredibile. L'appoggia di nuovo al compagno. Ma Un'entrata grande gol da decisa e Niga. efficace. Partono in contropiede. Niente da fare. Palla che torna in possesso. Troppo più veloci. Occhio all'occasione per riaprire il match. Tecchetta. Tantunesimo andato ormai. Abbiamo dato tutto. Romero. Dimmi che non sai come gli altri che hanno spaccato 200 controller hanno speso 2000 euro su Rispoli. FIFA. No, fai un cazzo. No, no, Accompagnano no. Mai speso un l'azione. euro su FIFA, se non quello per comprare il Siliga. gioco. Bellissimo E passaggio andato a buon l'arrabbiatura è fine. relativa. Non ne stanno È certo sbagliando che ti uno, fa Stefano. incazzare Hanno il perché il centrovio. crotone che si comporta Grande sta maniera qua non è calcio. Occasione normale. di no con una super Secondo me parata. non è normale. Non ha avuto dubbi Però te l'arbitro. Dopo la norma del la vantaggio è prendi e te la arrivata la metti in tasca. punizione. L'arbitro non Che ha bisogna fermato fare? subito il gioco, ma la Purtroppo prima se prendi occasione gol intervengono. Una grande interpretazione. Che parata! è quasi scontato che vai a perdere la partita. Se prendi gol per primo. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Non c'è più niente.
Niente di zero di nulla, non c'è, non c'è rimasto niente. Sulla traiettoria giusta. Avanza palla al piede. Palla morbida a scavalcare la difesa. Niente da fare. Male, malissimo qui l'attaccante. Zero. Il match. Potrei giocare fino a venerdì. Sarebbe stato un prossimo. Tutto da seguire se si fossero portati non gli almeno più. Uno. Così invece rischiano di dire definitivamente addio. Ma lascia perdere. Chance di rimonta. Lascia perdere. Ce la prendiamo e ce la mettiamo in tasca. Non è un problema. Però gente, perdere così col Crotone ti fa un pochino avvilire. Perché veramente non vederla mai in questa maniera qua, a livello di palleggio. Mi sembra veramente incredibile, proprio mustacchio. Fanno girare palla alla ricerca del varco giusto. Palla consegnata agli avversari. Niente, gente. Non è andata una, non è andata. Vieni adesso a dormire. Che domani ho il tampone, alle 8 del mattino. Come che sia, dai. L'importante è stare bene. Quella lì purtroppo è una deriva della nostra vita che non possiamo fare a meno di vivere fino in fondo. E non si scappa. Forza, forza. Marco molto deluso. Tragica caduta. Ho giocato meglio Crotone. È stata fortunata però di trovare il primo gol. Direi. Su, dai, diamoci una botta, che non le si può. È un ottimo giocatore, indubbiamente. Sì, signore. Grazie. Anche lei. È tutto. Buonanotte. Grazie ancora per la sua gentilezza. Marco, tirati su, la prossima la vinciamo, tranquillo. Grazie. Sì. Lo mettiamo a Stefano adesso. Mettiamo. Madonna che schifezza. Mettiamo così. Forse soltanto un po' Biraschi che potrebbe riposarne una, ma proviamo a fare così. Magari può essere utile provarlo come difensore. Si preannuncia un incrocio caldissimo, atmosfera rovente sugli spalti, grande partita davvero. Non cambiate canale, mancano pochi istanti al calcio d'inizio. Genoa che affronta il Lazio. Sul posto di polizia per le operazioni di identificazione. Grazie. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di ora riscatteremo, mazza che divisa. Luigi Parra e Stefano Nava pronti a raccontarvi questo match. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti in campo Genoa e Lazio. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente almeno all'inizio o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Oddio Stefano, sono curioso. E niente, non passa. Palla recuperata dagli avversari. Riconquista il pallone. Grande Zappa. Badel. Attenzione a Llorente. Attenzione perché è pericoloso. Traversone nel mezzo. Ma perché non ci do mai di testa? Il pericolo. Sai, su 10 volte. Sai, 5 non ci dai, 3 ci dai male e 2 ci dai bene. 10 su 10 non ci do mai. Mancano ancora parecchie giornate al termine del campionato, ma come si dice in questi casi, ma non ci do mai, ma perché? C'è la metà dell'opera e loro sembrano essere partiti con il piede giusto per puntare al titolo. Ma di chi parla? Sturaro. Lettura perfetta e palla recuperata. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione tra le possibili attrazioni di questa sfida. Ha realizzato 3 gol nelle ultime 3 partite, dimostrando una continuità impressionante in fase realizzativa.
e chissà che oggi non possa allungare ulteriormente. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Pam. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. No, non puoi fermare. Oltre un certo punto non ce la fai proprio a fermare. Puoi farlo. Non c'è verso. Cioè, per quanto ti puoi impegnare, ma prima o poi ti bucano, anche perché ti stanchi. Il numero 77, Adam Marušić. Buona circolazione di palla per il rosso. Ma guarda che si ferma. Pallone che torna agli avversari. Dai, ci crediamo. Palla molto interessante. Niente da fare. Suma quindi l'azione d'attacco. Niente da fare, gente. João Pedro. C'è l'errore, palla recuperata. Occhio a questo pallone filtrante. Tutto dove fermo, va? C'è fuori gioco. Ma dove va? Posizione di offside netta. Anche in diretta c'erano pochi dubbi. Chiamata puntuale dell'assistente che vanifica una potenziale azione da gol. Non va. João Pedro. Andreas Pereira. Avanza col pallone tra i piedi. Correa. Palla che filtra benissimo. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Correa. Taci, ho recuperato palla. Ecco. Cioè, volevo darla all'altro. Attenzione. Si mette col corpo tra palla e difensore. Che ingiustizia. Sturaro. Dai che ci crediamo con Zappa. Niente da fare. Dalla Lazio. Correa. Lazio che si fa sotto. L'altro giorno. Tocco per Parolo. Correa. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Arrivi al momento che speri che ti faccia gol, così almeno è finita questa cosa del possesso assurdo. Potrebbe essere il gol del pareggio. Da lì, lo sapevo che la dava lì. Si ripartirà con un fallo laterale. Non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge. Non vorrei citare Binotto, ma attenzione a Iore. Niente, non si può fare. Ripartire. È una roba diabolica. Parolo. João Pedro. Perdono il possesso. Ma, del che cazzo? Ma che cazzo? Non so che fare. Milinkovic-Savic. Cercano di non farlo ragionare, deve stare attento. Badel aumenta l'intensità del pressing. Non volevo assolutamente darla lì. Karsdorp. Guarda il movimento in area. Genoa che ha le migliori percentuali di possesso palla fin qui. Maggior possesso palla che non si è tradotto finora in un maggior numero di occasioni da rete. Troppo lenti a far girare la palla, permettono alla difesa di riposizionarsi. Devono accelerare se vogliono trovare spazi per andare al tiro e rendersi pericolosi. Parolo. La Lazio qui fa girare molto bene il pallone. Pallone riconquistato agli avversari. Ma dove, dove va? Ma perché va così avanti? Non capisco.
Cioè, parte a tuono. Non si cura della posizione. Stefano tiene una palla. Però, no, sì. Che brutta partita. Fastidioso da giocarsi. Ma guarda cosa fa questo. Buon possesso di palla. Lazio che prova a sfondare. Correa. Non può fallire, attenzione. Niente da fare. Niente da fare. Potrei starci tutto il giorno, non li riesco a fermare. La messa è, signori, niente la da messa. Fare. Conclusione imparabile. Niente, da niente passi. Da fare. Bravo a farsi trovare al posto. Non riesco a fermarli. Manco volendo. Niente. Di nuovo perso. Lazio che ha dato il via alla seconda frazione di gara. Vediamo cosa cambierà rispetto ai 45 primi minuti. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Niente ferma da fare. Tutto con un gran tackle. Andreas Pereira. Regalano palla agli avversari. Ecco Badel. Intervento fondamentale in area di rigore. Niente da fare. È incredibile l'impotenza completa, totale. Calcio A in campo nella prossima sfida. Il Genoa fuori casa affronterà il Torino. Noi saremo come sempre al nostro posto a commentare la partita. Per voi è in buona posizione. Gli ruba benissimo il pallone. Correa. Andreas Pereira. Occhio al contropiede qui. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Possesso regalato qui. Una differenza epocale sul controllo della palla, proprio io capisco tutto, però è un po' eccessivo forse alle volte. Minchia, questo è fallo, per dire, così a naso. Lancio profondo interessante. Marosic ha avuto forse troppa fretta ed è finito. Neanche un tiro in porta, credo. Esce da c'è una roba veramente. Davvero una buona prestazione. Prova impeccabile la sua. Potrebbe valergli il premio di migliore in campo. Prova col lancio lungo. Determinante difensore qui. Che tristezza. Ecco qui ancora. Ciao, butta. Del gol di prima. Momenti complicatissimi. Prendere la mira e calciare indisturbato. Prendo gol da tutte le parti. Non riesco a tirarne uno in porta, è una roba veramente infame. La in mezzo a cercare la testa di un compagno. Palla che resta in zona pericolosa. Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Sì, disinstallo, non ha preso l'effetto voluto. Ne sì, sarebbe da fare. Devo dire che è proprio una merda. Cioè, non una merda, però ha dei grossi problemi, secondo me, questo gioco qua. Cioè, è sbilanciato completamente. Stefano, come vedi la prossima partita per la Lazio? Affronterà il Borussia Dortmund un mare di problemi. Nel prossimo incontro della UEFA Champions League si preannuncia una partita equilibrata. Non lavora, non funziona. Non riesco quasi mai a fare quello che vuoi. Troppo facile per lui. Lazio che prova a rendersi pericolosa. Ha perso il pallone. Dai, non ci arrendiamo. Guarda, è incredibile. Pallone profondo, pericoloso. Attacco che svanisce. Sturaro. Palla troppo lunga. Che troppo lento. Senza problemi dal portiere. Troppo lento. Poi anche io mi ostino a prendere i marci. Ma guarda se è possibile sbagliare da un passaggio di un metro. Sbagliare di 8 metri su un passaggio di un metro. Allora interessante.
Potevano certamente sfruttare meglio questa situazione. Bam, mi sembra giusto. Attenzione, perché l'arbitro l'ha giustezza, già ammonito in precedenza. Possibile opporsi. Impossibile opporsi. Che dire? Doveva fare più attenzione dopo il giallo di prima. È arrivato anche il secondo cartellino che mette fine al suo match. Certi interventi proprio non li capisco, Pier. A maggior ragione se sai di essere... Ha provato lo stesso alla conclusione, nonostante la distanza importante. Pallone che non è terminato. Ma grande butta, grazie per i 100 bit. Il portiere sembrava sorpreso. L'impressione... Cuore safariano. Poi una sera di queste qui... Dobbiamo... Dobbiamo sederci un attimino intorno a un tavolo virtuale Discord e volevo chiederti un paio di consigli su ricompense, abbonamenti o come recuperare palla contro la Lazio. Porca troia. Appena non mi addormento alle 9 di sera. Con un boato il recupero palla, che rischio. Dai che ci crediamo, noi ci abbandoniamo. Pierre, potevano prendere un altro. Ma guarda il portiere che la stoppa di piede. Ma che assurdità. Parolo. Oddio, non l'avevo visto quello lì, era mimetizzato con il manto erboso. Luis Alberto. Oh, non ce la fai a prendere la palla. Dai, dai, che ci crediamo. Niente, gliel'ho data loro. Incredibile. Ho fatto tanto. Correa. Grande intervento del difensore in area. Ma guarda che passaggi. Criscito. Occhio alla verticalizzazione. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ma passaggio di un metro, non può sbagliarne di 6. Ma guarda che è incredibile. È incredibile, un passaggio di un metro. Lo sbaglia di 6. Incredibile. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da manuale. Ah sì, prima sì. Giusto Germano ogni tanto butta lì qualche pittino. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Che amarezza di partita, ragazzi. Sturaro. Oh, ci sta, Genoa fa schifo, per l'amor di Dio. Tutto una, c'è un abisso tra una squadra e l'altra. Però, minchia, non riuscire a imbeccare un passaggio mi sembra talmente incredibile. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Ma non sarà fallo, no, niente. Buono così. Io mi sa che non ho capito niente di questo gioco qua. Ma zero. Io mi sa che non ho capito niente. Comunque, mai vista, mai un tiro in porta, penso. Correa. Neanche un tiro in porta, in 90 minuti. Brutto momento. E se prendi gol per primo sei fottuto. Cioè prendi gol per primo, tanto vale che stacchi, perché è inutile. Stai andando benissimo, abbiamo buscato 3-0. Però non vuol dire cosa che sia. Andrà tutto bene. Ma c'è da fare queste 1000 simulazioni. Perché non puoi fare diversamente, devi per forza farlo.
Resoconto primavera. 62, 48, 63, 48, 16 giorni. Questo parrebbe forte. Piano di crescita. Esterno di centrocampo. E via. Potrei quasi quasi fare l'ultima partita perché mi rendo conto di essere abbastanza scoppiato e potrebbe essere anche quello il fatto come mai ho preso 5 gol in due partite. Allora, bene così. Questo è squalificato. Mettiamo dentro Stefano. Anzi, col Daniga, dai. Col Daniga centrale. Ci portiamo Karsdorp. Sì, dai. Sì. Ora mi impegno moltissimo. Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe essere uno spettacolo. Un saluto da Piero Gibardo e benvenuti come dai, ragazzi, ormai su. La consuetudine con me Stefano. Mettiamo la, anzi non la metto più l'attacchetta difensiva, perché per quanto pare non sono in grado. I grandi protagonisti. Sfida tra Torino e Genoa. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Darebbe morale, fiducia a tutto il gruppo. Ragazzi, ma mate, quando le fa quelle cose lì? Scusa, no, con la curiosità lo chiedo. Scelta giusta. E questo non è fallo. Azione pericolosa, sventata. Ma come ci parte? Ha spazio per avanzare. Vai, Castro. Ecco Badel. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ha provato con lo scavetto. Per un istante qui. Ci ho creduto. Palla che non è scesa abbastanza per infilarsi alle spalle del portiere. Da apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Boh, merda. Darida. Verdi. È proprio un'azione di passaggio a palleggio psicopatica. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Ci mette il fisico. C'è troppi passaggi. No, ma guarda dove va. Piazza. Criscito. Buona circolazione di palla per il rosso blu del Genoa. La mette in mezzo. Oh, se ci qui. Do una volta di testa, mi stacco un'unghia. Palla recuperata dagli avversari. Non ci do una volta. La rimessa con le mani. Manco. Il Genoa, squadra che oggi scende in campo per riscattare la brutta sconfitta patita nell'ultimo match interno contro la Lazio. Nonostante siano reduci, no, è insopportabile. Per sì, cioè, è veramente oggi insopportabile. Credo per loro un pareggio. Dovranno però migliorare. Ah, io ci metto la fine. Guarda lì, guarda lì. Dello spazio. Riceve palla, posizione bravo. Interessante. Finita la partita di nuovo. Elegante che scavalca il portiere. Hanno aperto le marcature con finita questo di nuovo 1-0. E vabbè. Zappacosta. Buona apertura del difensore sul brutto passaggio.
Il Toro è chiamato a migliorare il proprio rendimento in campionato e possibilmente a tornare in zona europea. Decisamente insopportabile per certi versi. Sempre però sarà il campo a dare il verdetto finale. Darida. Grande intervento del difensore. Il bimbo Andrea Pompili è atteso alla porta. Andrea chi? Ripeto, il bimbo Andrea Pompili è atteso alla porta. Oh, santa pace, che brutto cognome che c'hai, figlio mio. Provano a ineridire le fonti di gioco avversarie. Contrasto pulito, pallone in out. Pallone recuperato. Guadagna metri. Cerca il traversone. Ma guarda se ci do una volta. Incredibile. Una volta. Possibilità da calcio d'angolo per una volta in tutta la serata. Una volta in tutta la serata. Palla verso il centro dell'area. Niente. Buono l'anticipo del difensore. Palla messa dentro. Niente. Ci pensa lui a spazzare via. Occhio a piazza. Cerca il secondo palo. Niente. Sicuro il portiere. Buona la fuoriuscita. Niente da fare. Non è cosa. Occasione. C'è profumo di gol nell'aria. Fa quattro volte la velocità umana. Gli avversari è ancora presto per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Ce la prendiamo, perderemo altri 5 gol. Di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. La velocità dei miei passaggi a dispetto degli altri. Possesso regalato qui. No, ma poi ci deve essere stato qualche aggiornamento, l'ultima volta non era. Verdi mette palla in profondità per il compagno. Portiere che risponde. Non c'è niente da fare. Guardali, guardali. No, ma dai, su. È eccessivo. È eccessivo. Pam. Devo rifare rigore. Cercato il tutto per tutto per salvare la porta. Non si interviene in scivolata in aria. Lo segnano anche i bambini delle scuole calcio. Ha corso un grosso rischio qui. Entra. Non ce n'è. Verdi. Meite. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Vabbè, basta un po'. Basta un po'. Occhio al tiki-taka prolungato. Basta un po', dai. Basta un po'. Verdi. Darida. Vediamo cosa fa ora. Fondamentale il difensore. Badel. Ecco Zappacosta. Cross controllato, senza problemi. Possibile. Non tiro neanche in porta. Rincon. C'è stato qualche aggiornamento, sicuro, perché l'ultima volta era molto diverso. A meno. Sarà forse meno stanco di adesso. Ecco Rincon. Occhio a Verdi. Difesa 2021. Nessun problema con l'uscita del portiere. Madonna, ragazzi. Che due cogliones. Dunque 2-0 il punteggio. Sta sicuramente dando una grossa mano alla propria squadra oggi. Cosa posso inventarmi?
Grazie, grazie Butta. Non sapevo se c'eri ancora, allora. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Badel. Prova a sfruttare le corsie. Vuole il secondo palo. Buona l'uscita del portiere sul cross. Giusto, giusto dissociarsi. Darida. Meite. Bel passaggio. C'era fallo, ma si gioca per il vantaggio. Ma guardali un po', Beli. Ma minchia, ma sembrano degli dei fuori di testa. Qua, cioè, sembrano pazzi. Ci riprova. 2000 finte, 2000 passaggi. Non può fallire, attenzione. Sembrano pazzi, sembrano. La conclusione senza nessuna difficoltà, una sicurezza per tutta la difesa la sua. Grazie, Butta. Tanto guarda, abbiamo quasi finito perché tanto qui non si tira fuori un ragno dal buco, sì. Perché veramente ha lasciato proseguire il gioco, ma non si è dimenticato del fallo. Buono il dive, vai. Ma qua occhi a verdi. Tutti, dal difensore anche al portiere, fare le finte. Perita, ma non è finita. Serie A protagonista su questi schermi della prossima sfida. Il Torino fuori casa affronterà. Torna indietro. Cagliari. E noi saremo lì come sempre, pronti a raccontarvi le emozioni. Grande calcio. Bella la verticalizzazione. Meno uno, dai. Splendida rete. A me non ti importa, l'abbiamo fatto. Quella la palla filtrante con cui ha liberato il demoltore. E poi è riuscito lo stesso a battere il potere. Ben trovato nel lago di sangue, che è questo Genoa Torino, anzi Torino Genoa senza ritorno. Se non in sogno. Cioè, perché deve fare una giravolta in mezzo al campo? Ah, non lo so. A spazio. Ho dei dubbi. È un carriera. Qui però esagerano col è una carriera singolo. Deve sfruttare questa occasione. Si porterà più due con questo gol. Madonna, ragazzi. Che amarezza. È soltanto una carriera con un Genoa veramente ridotto a poche robe di forza che si prova ad imparare a come si gioca questo gioco, perché mi sfugge a quanto pare qualcosa di drammatico. Prova ad attaccare sulla corsia. Ma di quanto sbaglia poi? Direttamente sul fondo. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Perché tipo io sapevo che c'era Buttaluna e altri. Grafica che ci mostra il calendario degli e io sono, per la prossima giornata, come dire, sono Nico. E come faccio a spiegarti? Meno male sono parte del gruppo, no? Continua ad avanzare. E prendi sta palla. Per intercettare. Niente da fare. Comunque in settimana ce ne sono 5 o 6 di streamer su Safari e io faccio un giorno su questi 6. Da qualche tempo sono tornato da premia la corsa sulla fascia. Nessun problema sul cross. Ragazzi, mi viene un'amarezza. C'è un buon anticipo. Attenzione a Llorente. Me ne invento tutte e me le rimbalzano tutte. Rincorso. Per fare un riassunto della settimana. Bonazzoli. Lunedì c'è il Condor. Darida. In questo periodo fa o Baldurs, Original of Sin. Gran palla in mezzo. Comunque delle cose da Condor, diciamo. Un po' RPG, un po' indie. Si fa queste cose qua.
Hanno metri a disposizione. Il martedì Chaken, che porta quasi sempre World of Warcraft. Raga, di testa non ci do neanche se fossi l'unico giocatore in campo. Ancora un quarto d'ora da giocare. Il mercoledì c'è Lunapop. Riconquista palla, con o Sea of Thieves o Star Citizen ultimamente sta facendo. Il giovedì c'è il nostro amico Butta, è presente, nonché modder straordinario della chat. L'allenatore della squadra di casa. E il venerdì porto io, per la sua formazione. Il più delle volte la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Non lo so, c'è di tutto, non c'è una cosa prestabilita. È arrivato il secondo gol. La Madonna. Punteggio che ora è sul 2-1. Sono passati 79 minuti. Grazie dunque per il tuo. Di recente si è aggiunto anche Fozzi, che il sabato sera porta l'horror. Attenzione, perché solo si mette col corpo. Non può sbagliare. Parata. Questo è quanto. Come un gol. Palla che esce, sarà corner. Al giovedì c'è Butta con Fortnite. Davvero? Fai Fortnite il giovedì? D'arrivo. Occhio al tocco in mezzo. No, Butta fa male. Interviene bene e spazio. Beh, lo saprai meglio di me. Conducono 3-1 quando manca poco al termine della gara. Non ricordo di preciso il gioco poco comunque porta, perché non me ne intendo tanto di quella categoria lì. La sfida contro il Cagliari. Volevano la vittoria oggi e sono. Madonna, ragazzi, che tragedia. Tre partite di una bruttezza. Devono rimanere con i piedi per terra. Che mi è veramente venuto l'amarezza. La gara che li attende. Occhio, cerca l'area di rigore. Una roba sconvolgente. Io non so se è perché la squadra è scarsa. Giusto, non interrompere l'azione qui. E c'è la conclusione. Ma raga, ma che azione è? Ed è gol! Replay che ci mostra l'azione del gol giunto al termine di una fitta rete di passaggi. Poi ho optato per la precisione. Che ci vuoi fare? Filando il potere con questa conclusione d'interno dalla media distanza. Partire a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Madonna, che triste, che serataccia. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Potrebbe crossare. Ma guarda dove la tira. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. No, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che sto sbagliando nei controlli, nella sensibilità. Perché veramente sbaglio veramente troppe cose. Gara che si chiude qui con la delusione fra gli ospiti che tornano a casa sconfitti. Che schifo. Beh, ci sono sconfitte e sconfitte. Madonna. Sinceramente, 3 partite di fila così, senza neanche un tiro in porta. Basta, decisamente. Butta che hai 1300 euro accreditati nel suo bancomat per le skin. Ma come? Ce lo vedo Butta comprare le skin di Fortnite proprio. Allora, mi voglio togliere soltanto un dubbio. Salve Dish. Ok. Gioco schifoso. Mi dissocio. Beh, ci sta. Anche a me, sinceramente, Fortnite non è mai piaciuto. Allora, proviamo una partita normale. Perché proprio prima di chiudere, una partita normale al di fuori del Genoa, che a quanto pare ha dei limiti piuttosto evidenti. Però, a parte quelli. In campo. Partita classica. La squadra un po' più forte. Tipo in Inghilterra. All'Inghilterra? Come fatto a non vederla? Qua.
tipo Liverpool contro Piemonte, contro il Napoli. Gestione squadra. Tutti fenomeni, decisamente. Non tocco niente. Mi sta bene così. Tutti i campioncini. Su. Pioggia che è caduta incessante su Liverpool alla vigilia di questo match. Terreno di Anfield che sembra in buone condizioni. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava in cabina di commento per raccontarvi le emozioni di questo match. Si sfidano Liverpool e Napoli. Match che promette bene. C'è tanta qualità qui, eh? Da una e dall'altra parte. Gomez. Beh, già come velocità di passaggi è Anderson. tutta un'altra vita. Gira su Anderson. Fabinho. C'è spazio davanti a sé. Grande parata questa. Palla in fallo laterale. Amici grandi, quelli di Napoli, di Nascimento, poi io mi sono perso il vostro discorso. Henderson, c'è Mané sul secondo palo. Ho fatto gol di testa? Non ha dubbi Fuori qui gioco, ah, l'assistente, ok, mi sembrava fuorigioco, strano. dunque il gol viene annullato. Ecco Giocatori perché. contestano, ma l'arbitro e il suo collaboratore non hanno avuto dubbi. Vabbè, sono Liverpool che giusto. recupera il pallone. Fuori Interrompono la gioco. manovra del Liverpool. Il lancio lungo di Insigne. Azione che sfuma. Match che mette di fronte due sicuri protagonisti come Sadio Mané e Lorenzo Insigne. Chi pensi possa incidere di più sul risultato finale, Stefano? Mané è uno che sa farsi trovare sempre pronto al posto Sì, no, ma giusto nel è momento evidente che ci giusto. vogliono i giocatori forti. Un vero e proprio incubo per le difese avversarie. Quanto a Insigne, è un giocatore che sa penetrare le difese con uno o due veloci. Sono sicuro che ci regaleranno Vogliono i 90 giocatori minuti forti, di attaccare. assoluto divertimento. Occhio al cross per Salah. Nulla da fare. I giocatori forti tutto molto più semplice. Fondamentale il Decisamente. difensore. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Corner in aria. Attenta qui la difesa, Comunque neanche palla con Liverpool ce l'ha cortata. di testa, eh. Fabian. Sicuramente tra le squadre più belle e divertenti da vedere il Liverpool. La firma in panchina è quella inconfondibile del mago Klopp. Bravo a esportare anche sulla riva del No, me l'ha Merseyside il gioco fermata. spumeggiante che lo aveva contraddistinto ai tempi di Dortmund. Un calcio veloce a due tocchi fatto di ripartenze micidiali, ma che concede a volte qualcosina in difesa. Cerca il sostegno dei compagni. Sale Insigne. Possesso per Insigne. Occhio a Mertens. Alisson, ma il pallone è ancora lì. Se non Robertson. altro, beh, questa si può anche perdere, però perlomeno è divertente. Mané. Ecco Fabinho. Cioè, Sicuro ti l'intervento del diverti. portiere. Zielinski. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Fabinho. Sì, beh, spesso fa sempre quello che vuole. Ecco Mané. Firmino. E Ma picca guarda su se mi Cross Koulibaly. piacerebbe fare un gol di testa. Si ripartirà col fallo laterale per i Reds. La mette in mezzo. Niente da Però fare, spesso gente. fuori da Barolas. Farò le probabilità come ai vecchi tempi per imparare come minchia si fa, perché è veramente impossibile. Protegge palla col corpo.
Napoli che si fa minaccioso. Non si passa con Van Dijk. Eh no. Fabinho. Buona qui la lettura del difensore. L'utilità di movimento, andarsi a nascondere dietro il difensore. Mertens. Può ricevere una posizione interessante. Via. Bravo qui il difensore che allontana. Lozano. Punta la porta. Quante volte ha guardato in aria? Altro tentativo. Bravo. Mi sembra giusto. Primo tiro, primo gol. Ci sta. Rivediamo il play del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Ha poi calciato forte dalla media distanza. Il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Apprezzabile questo pallone. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Dries Mertens. Zielinski. Ma ha fregato. Il Napoli adesso ha due gol di vantaggio sugli avversari. Punteggio che è cambiato ora con comunque reti a zero. Secondo me è stato aggiornato di recente, perché la prima volta che ho provato non era così. E così è complicato, molto complicato. Liverpool che ha avuto un miglior possesso palla finora. È risultato che dimostra che tenere la palla nel calcio più degli avversari non perché, ma chi la dai? Gli spazi per andare alla conclusione e segnare. Se si vogliono vincere la partita è questo che conta. Oggi non lo stanno facendo con la giusta intensità e al momento ottima occasione. Intervento provvidenziale qui del portiere che sventa il pericolo. Può avanzare a spazio. Io che palla. Prova a far partire il tiro. Niente da fare. Respinge il difensore. Manolas. Presa due volte su due e non la prendi. E dopo la fine della prima frazione dunque. Non lo so. Sinceramente no. C'è bisogno di tanta esperienza, quello sicuramente. Però Napoli che ha chiuso avanti il cioè, primo troppo, tempo. Cioè troppo psichedelico questo vantaggio nella ripresa. Sinceramente non riesco a farmelo piacere nel mondo per adesso almeno. Difende bene il pallone. Lorenzo Insigne. Zielinski. Occhio al contropiede. Prova a calciare. Sì. È la sua terza però rete oggi. Hat-trick. Ciao, buonanotte. Per confermare il suo stato di grazia, sta facendo. Tanto stacco anche io a breve. Finisco questa partita. Con questa rete probabilmente non arrivano neanche in fondo. Qua prendi gol una volta e finita la partita. Sadio Mané. Ecco Firmino. Taglia fuori sul pressing avversario. Può cercare il cross. Fabinho. L'appoggia su Salah. La mette dentro Salah. Ma guarda se ci do una volta, ma una volta di testa. Ma una me ne basterebbe. Una. Perfetto, oggi le passaggi. No, mi sono rotti i coglioni. Insopportabile, no? Come dire, no? Non è che mi convinca in cui non mi passa veramente la voglia. E quindi che dire, cari fioli? Scusate, mi sono perso un po' il discorso. Stavo cercando di o almeno finire una figura degna, ma e c'è qualcuno? Fammi un po' vedere chi potrebbe essere.
potrebbe essere nessuno. Matti ha chiuso, tutti chiusi. Direi nessuno. Direi proprio nessuno. Quindi ce ne andiamo così. Andiamo da Nospe. Dimmi il nome di preciso perché mi sa che non ce l'ho io nei follow. Sì, se vuoi sì, facciamo prima. Che serataccia, gente. Veramente. Aspetta che da una parte ce l'ho aperto, dall'altra. Sincronizzazione. Dimmi tu quando fai partire perché io non riesco a vederlo. Di qua. Oppure mi dici il nome. Io sono in dashboard autore adesso, mi dici il nome, mi scrivi il nome preciso che lo. Allora. Se no, c'è un altro streamer con due spec che conosco. Vai, dimmi, scrivimelo che lo mando. Sì. Fai pure tu se vuoi. Andrew Zenan. Andrew Danwianter. Mi sta bene. Allora, aspetta che copio. Ctrl C. Esatto, un write. Ctrl V. Eccolo qua. Avvia write. Ok, partito. E niente. Ci vediamo da quell'altra parte là. Ciao a chi è rimasto fino all'ultimo e alla prossima.